Nel 2019, prima che il Covid catalizzasse l'attenzione di tutti, Venezia è stata inondata da un'acqua alta eccezionale che ha prodotto danni comparabili forse solo con quelli dell'alluvione di Firenze. Questa sera l'acqua della laguna tocca quella del mare. Disastro. Mai vista una roba del genere, mai. Bene, l'acqua ha superato le paratie. Siamo totalmente al buio, è appena saltata la luce e io non so che fine farò. Un gruppo di ricercatori ha collezionato ricordi digitali di chi in quei giorni si trovava in città. Qui c'è il... sono delle foto dell'acqua alta di questo bar. La notte dell'11 novembre del 2019 le sirene non hanno smesso più di suonare fino al 17 più o meno di novembre. Barche che erano arrivate sulla riva, ho visto il vaporetto che è arrivato sopra la riva degli Schiavoni, veramente una scena impressionante. Rispetto ad altre zone del mondo dove succedono queste situazioni qua simili, Venezia ha avuto molta risonanza. Cioè, volevamo da qui raccogliere il materiale in cui la gente raccontava l'acqua alta del 2019 per creare un archivio digitale. Marco è un archeologo contemporaneo. I materiali raccolti del 19 saranno i reperti dei suoi omologhi del futuro. Noi solitamente si è soliti pensare che l'archeologia debba per forza di cose guardare esclusivamente al passato, no? L'approccio archeologico risulta essere fondamentale proprio per una comprensione del contesto contemporaneo. Quindi le reazioni delle persone, le modalità in cui queste hanno agito, è un tipo di archeologia che è in grado di fornire molte più informazioni, ecco. Ma Marco ha una missione più grande, evitare di diventare esso stesso un reperto. Non voglio pensare che tra 2000 anni scavino la mia tomba, scavino le mie i luoghi in cui ho vissuto come gli ultimi veneziani. No, io non credo che saremo gli ultimi veneziani. I ricercatori di Acquagranda hanno studiato le cronache del disastro con uno scopo ben preciso. All'inizio c'è questo momento di sorpresa, quasi anche presa in maniera simpatica dai turisti che erano presenti a Venezia e che vedevano l'acqua alta come un gioco, come un'attrazione. E poi vedi che proprio il mood, il sentimento delle persone cambia man mano che la marea sale. I veneziani, quello che è interessante è che si tacciano perché sono tutti ad aiutare o a liberare, non so, i loro magazzini, mettere le cose in alto. Mentre quelli che continuano a parlare dell'evento sono o i turisti dalle camere dei loro alberghi o le persone sul campo che poi hanno soccorso i veneziani. La memoria di quello che è successo serve a spiegare alle persone quali sono le conseguenze, anche in termini di conflitti sociali, di un evento del genere. Noi ci dimentichiamo sempre che il cambiamento climatico implica delle grandi trasformazioni della società. Quello che ci interessa a noi non è l'evento naturale in sé, ma quello che provoca in una comunità come quella di Venezia, che storicamente è una di quelle più resilienti, quindi se non ce la caviamo noi, chi se la caverà? Per fortuna adesso c'è il MOSE che protegge la città e che quindi allontana ancora di più, se vogliamo, nella memoria questa quotidianità che invece in un tempo era tipica anche di alcuni mesi dell'anno. Questa massa enorme d'acqua che c'è stata è frutto dei cambiamenti climatici, dunque il MOSE forse tra una cinquantina d'anni, una settantina d'anni non riuscirà più a proteggere la città. Quindi sì, siamo tranquilli ora, ma non lo siamo nel futuro. Come di fatto dice Italo Calvino nelle città invisibili, le città sono anche abitate e sono fatte dalle persone che la abitano. Quindi bisogna vedere se chi la abita vuole continuare ad abitarla, probabilmente.